Il mio lavoro si chiama Madre, è un cortometraggio, è un breve documentario in realtà, che parla di una, diciamo, di una determinata situazione che è successa a mia madre, appunto, e anche a me, che mi ha visto molto da vicino, ha visto molto da vicino entrambi, e che ho deciso di raccontare in questo breve documentario. Anche proprio per uno sfogo personale, avevo bisogno di far vedere, diciamo, di raccontare questa storia che non è originale nella sua, beh, ovviamente si parla di un documentario, ma non è originale, è una cosa già sentita miliardi di volte, ma provarla in prima persona mi ha cambiato notevolmente anche il modo in cui ho girato questo documentario. È stato più intimo, più personale, e quindi diciamo l'ho fatto quasi per bisogno mio, ho dovuto sfogarmi in questo modo. Tra il lavoro che ho svolto lo scorso anno e questo attuale, principalmente no, non c'è nulla. L'anno scorso era un cortometraggio di finzione. Io già mi interesso di raccontare diciamo storie di storie reali, diciamo, in ogni caso. Quindi l'anno scorso, anche se era di finzione, cercavo di portare una problematica come la tossicodipendenza. Quel lavoro lì, non riguardandolo adesso, diciamo, si può migliorare sotto tanti aspetti. Quello di adesso è forse, a mio personalissimo parere, il mio lavoro migliore, nel senso che non per altri, ma per me, fondamentalmente, quello che finalmente mi ha fatto fare quello step successivo. Io mi sento parte di quella storia, mi sento dentro, anche per averla vissuta in prima persona, è stata quasi come una seduta psichiatrica da un certo punto di vista. La circoscrizione 3 è dove è ambientato il mio breve documentario, è una zona di Torino, diciamo molto, come si potrebbe dire, strana, è strana, è un mix, è un miscuglio di varie anche popolazioni. Anche di varie classi sociali, si può dire. Tu giri una via e puoi trovarti un quartiere ben curato con persone che finanziariamente stanno bene, giri un'altra via e invece c'è un quartiere molto più usurato e tenuto molto male. Quindi, ed è ambientato, io l'ho scelto principalmente perché ovviamente io abitavo lì prima. La storia parla della situazione casalinga che avevo nella mia ex casa. L'obiettivo mio principale era cercare di raccontare quella che è la quotidianità, che è una quotidianità mia in questo caso, e di come questa quotidianità sia stata distrutta, sia stata modificata da questo evento particolare. La scelta del titolo, perché è scritto in questo modo particolare, è scritto come sul vocabolario, diciamo che principalmente è stata una scelta grafica che mi piaceva come era scritto. In secondo luogo, anche per il fatto che io, avendo studiato dialettica, doppiaggio, dizione e fonetica, diciamo quel tipo di forma, diciamo, era molto più aggraziato e si sposava molto meglio diciamo, col corto. Il mio tutor era Francesca Frigo, che non me ne voglia, però non so dove definire, cioè è una che lavora nel cinema, nell'audiovisivo, è un po' una tuttofare comunque, però è molto specializzata in ripresa, montaggio, scrittura, e mi ha dato una enorme mano per la realizzazione e anche nella gestione di quello che era il flusso creativo, fondamentalmente, perché io avevo tante idee. Poi in questo documentario è la realizzazione particolare, molto di pancia, c'è poco scritto fondamentalmente, quindi lei ha trovato questa difficoltà che gli ho procurato io, però siamo riusciti a trovare sempre una quadra. Anche nella sua, già io mi aveva, lei mi ha detto che comunque già avevo trovato più o meno un
certo modo di girare questo corto in maniera molto, molto intima, ma lei è riuscita ad andare scavando a fondo in una persona che fondamentalmente non conosceva. Lei non ha mai incontrato, non l'ha incontrata neanche adesso mia madre, però solo attraverso quelle le prove, le interviste, perché ci sono varie interviste, poi ho scelto quella che a mio parere è venuta meglio, lei è riuscita già a crearsi ha creato un profilo. Anche da un punto di vista dei gesti, e quindi mi ha detto su cosa puntare, cosa invece lasciare da parte. Quindi ha ovviamente un contributo enorme e non smetterò mai di ringraziarla.